primo piano sul nostro Andrea Angelucci, personal trainer di Be More. Bentornato Andrea, bentrovato. Con Simona Gloria, bentornata. E dunque, a che cosa ci alleniamo questa mattina? Oggi prendiamo di mira i glutei. Ottima mira, ottima, assolutamente ottima mira. Il costume dovrà farci fare faville, quindi da dove partiamo? Partiamo sempre dal prep course. Sì. Prep course, ti ricordo, lavoriamo sempre su un minuto e lavoriamo nella prima parte in un 50 secondi di lavoro isometrico, 10 secondi di recupero. Noi facciamo vedere soltanto la gamba destra adesso, sì, in tutta questa parte, e lavoriamo in un'isometria che, come ti dico sempre, serve comunque a riscaldare la parte dei muscoli che andiamo a lavorare, in questo caso i glutei, le gambe. Sì. E manteniamo questa posizione per 50 secondi. Fatto questo per 50 secondi, recuperiamo i nostri 10 secondi e andiamo a terra. A terra, che ci mettiamo su un fianco, fianco sinistro, perché stiamo lavorando la gamba destra, d'accordo? Sì. In appoggio andiamo a lavorare, lo facciamo senza peso, senza cavigliera, ma volendo possiamo aggiungere, come l'altra volta, la nostra limoniera. Ma oggi ci ho messo le mele, che è un pochino più pesante. Oggi le mele, sì, è meraviglioso. È un pochino più pesante, quindi volendo mettiamo un leggero carico sulla gamba, in questo modo, e manteniamo questa posizione isometrica per 50 secondi. Volendo possiamo portare la gamba piegata a 90 gradi laddove andiamo a sentire un pochino di più il gluteo. Sì. Volendo, per i più allenati, possiamo portare la gamba tesa. Sono tre step diversi, a seconda del proprio allenamento possiamo decidere di mantenerli per 50 secondi. Recuperiamo 10 secondi, togliamo la nostra cavigliera meliera. Sì. E da questa posizione in ginocchio con le mani poggiate, andiamo a sollevare la gamba, sempre la destra stiamo lavorando, sì, e lavoriamo, certo, solo la gamba destra, e manteniamo questa posizione a cagnolino per 50 secondi. Anche qui, volendo, posso andare a incrementare l'esercizio appoggiando i gomiti, d'accordo? E anche uno step un pochino più difficile, andiamo a distendere la gamba fuori, sempre questa posizione per 50 secondi. Scegliamo una delle tre, quella che troviamo più vicino al nostro grado di allenamento. E magari, mano a mano nel tempo, arriviamo fino a questa posizione. D'accordo, siamo, certo, al terzo esercizio, passiamo adesso al quarto esercizio, sempre per la gamba destra, sempre per 50 secondi. Il prep course dice che nella parte isometrica si lavora 50 secondi e 10 secondi di recupero, e da questa posizione solleviamo la gamba. Adesso Simona ha invertito le gambe, ma sì, lavoriamo con la gamba destra. Lavoriamo con la gamba destra, quindi sta spingendo il gluteo della gamba destra in spinta, e manteniamo questa posizione per 50 secondi. Ok? Abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo fatto i nostri 4 esercizi per 50 secondi, 10 secondi di recupero, e adesso passiamo alla parte intermedia, dove portiamo il movimento sugli esercizi che abbiamo appena fatto. Quindi mettendo meno secondi ma più intensità. Bravissima. E più secondi di riposo. Bravissima. Adesso lavoriamo su 40 secondi di lavoro e 20 secondi di recupero. Allora, vediamo. Quindi diventa un affondo lavorando sempre con la gamba destra, la sinistra va dietro, il carico sta sulla gamba destra, e lavoriamo per 40 secondi. Passati 40 secondi, recuperiamo 20 secondi, quindi orologio alla mano, timer alla mano, andiamo a terra e la nostra gamba, il nostro movimento lo portiamo sempre sulla gamba destra e solleviamo la gamba da giù a su. Anche qui, come prima, possiamo aggiungere volendo un carico. Però volendo, ecco, facciamo gli esercizi di base in questo momento. Esercizi di base, e possiamo farlo nel primo formato, che era quella gamba tesa, sì, o nel secondo, che è una gamba piegata a 90 gradi, o addirittura nel terzo con la gamba tesa avanti, e andiamo a incrementare un pochino lo sforzo, d'accordo? E questo migliora chiaramente lo stato di salute del muscolo. Qui stiamo lavorando proprio gluteo. Il gluteo. Ok, fatto questo, andiamo in ginocchio e lavoriamo sempre con la gamba destra. Prima posizione, 40 secondi, a cagnolino come abbiamo detto prima, allarghiamo la gamba, primo step, secondo step a gamba tesa, e manteniamo questo lavoro per 40 secondi. E 20 secondi 20 di secondi recupero. Di recupero. Andiamo all'ultimo esercizio, schiena a terra. Benissimo, solleviamo la gamba sinistra e portiamo movimento, un up and down, un sali e scendi sul movimento del gluteo e del flessore del bicipite femorale. E questa, anche questo movimento per 40 secondi. Abbiamo fatto la parte intermedia. Quanto, adesso vediamo la parte, diciamo, l'ultima, che è la dinamica. Quanti dobbiamo farne al giorno di questi?
Beh, guarda, noi stiamo presentando un format che è sempre su 12 minuti. 12 minuti. In questo caso diventa 24 perché lavoriamo tutta la gamba destra. Chiaro, okay. E tutto sulla gamba sinistra. E tutta la gamba sinistra. Diventano 24 minuti. Mezz'ora, via, mezz'ora per presentarvi con un formidabile lato B al mare. Ne vale la pena. Ma vediamo. Sì, è fondamentale, mezz'ora al giorno, penso, insomma, la troviamo, dai. Ma assolutamente sì, io sì. Tutti i giorni. Allora, andiamo, vediamo il primo esercizio. Ok, diventa dinamico, 30 certo. Secondi di lavoro, 30 secondi di recupero. Adesso lavoriamo sempre con la gamba destra. Qui vediamo che la sinistra va dietro e portiamo il carico sulla destra. E poi la destra andrà avanti per mantenere sempre lo sforzo sulla gamba destra. Dato che è dinamico, volendo, possiamo velocizzare questo movimento. Certo. Va bene? 30 secondi. 30 secondi di recupero. Come dico sempre, in questo caso le pulsazioni aumenteranno un pochino. Chiaro. Passati 30 secondi, e dobbiamo stare attenti che siano 30 secondi, andiamo a eseguire il secondo esercizio e anche qui porteremo un movimento più veloce. Più stiamo veloce lavorando su 30 certo. Secondi. Primo step è questo, volendo 90 gradi, secondo step è questo, volendo il terzo step diventa per i più bravi. A gamba tesa. Per gamba i tesa. Esatto, non per i più bravi ma per i più allenati. Più allenati, certo, quelli... Ok, il terzo esercizio è quello che abbiamo definito a cagnolino, anche qui diventa un movimento molto molto veloce, per i più allenati diventa una gamba tesa esterna, anche qui movimento piccolo ma veloce. Ripeto Paolo, le pulsazioni aumentano, anche certo. Qui il cardiofrequenzimetro va usato. Ce la facciamo. E le pulsazioni sotto controllo. Ultimo esercizio. Ultimo esercizio, siamo con la schiena a terra, la gamba sinistra va... Sì, sollevata, e la gamba destra va in spinta veloce e anche qui diventa un dinamico. Ti ricordo 30 secondi di lavoro. Allora, intanto grazie a Simona Gloria che si presta ad essere nostro, come dire, nostro esempio vivente. Andrea Angelucci, grazie, io scherzo sempre, ma Andrea Angelucci con Be More ci insegna invece che almeno mezz'ora al giorno davvero si può trovare, si può fare per avere poi soprattutto un benessere al di là della struttura fisica. Noi ringraziamo Andrea, buon lavoro a Be More, buon lavoro a tutti voi del Prep Course. Grazie.